E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Elari e in questo video mi ero dimenticata di fare la intro, perché in realtà era dentro un altro video che non so neanche se uscirà mai questo video, ma fa niente. Oggi ho deciso di disegnare Todoroki. Io non sono un amante di manga o di anime, ma mi piace molto disegnare personaggini. Todoroki l'ho copiato da mia cugina perché il suo risultato era bellissimo, quindi ci ho provato anch'io. Diciamo che non è andato tanto bene. Qua ho finito lo schema in matita e ho incominciato a fare i bordi e a colorare con questi pastelli che sono anche degli acquarelli. Quindi ho colorato e dopo un po' ho fatto una scelta, a parer mio, orribile. In senso, ho detto, ma perché non prendo un pennellino, lo impuccio con un po' d'acqua e incomincio a ripassare tutto il disegno? Prima ovviamente ho cancellato bene la parte rosa perché pensavo che era troppo scuro e ho incominciato a passare tutto col pennellino. All'inizio il risultato era anche carino, poi ho detto ma secondo me esce meglio con le dita, allora ho impucciato le dita nell'acqua e ho incominciato. Risultato orribile, quindi ho ricominciato ancora tutto il disegno da capo. Poi essendomi stufata dei pastelli ho provato a colorare il mio primo disegno con i pennarelli, perché non avevo mai colorato un disegno così con i pennarelli e devo dire che il risultato è abbastanza carino, anche se si vedono le righette, però ero abbastanza soddisfatta. Allora ragazzi, questo è il risultato, sono abbastanza soddisfatta, devo dire. Ci ho messo in totale 2 orette perché avevo fatto il primo modello, quell'altro lì, che la faccia sinceramente mi piaceva di più prima, però la trovo un po' storta qua, cioè ci sono troppo pochi capelli, devo fare qualche ciuffo, e l'avevo fatta con i pastelli e acquarelli, ma mi è uscito uno schifo. Poi, senza registrare perché sono un po' stupida, l'avevo fatto con i pastelli normali, ma non mi piaceva e l'ho buttato. Allora ho provato a fare un esperimento, anche se si vedono le linee migliorerò. Ho provato a farlo con i pennarelli, ho visto da lontano, è molto carino, ovviamente dopo si vedono tutte le linee, quindi è brutto. Però, boh, come esperimento molto carino. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!